tutti, sono Donato Manisco, titolare della New Trattoria da Santino a Galatone. Oggi vi accompagneremo nella preparazione delle pettole salentine, quindi una delle ricette principali tradizionali del periodo natalizio. Leggenda vuole che questa ricetta, queste pettole appunto, nascano in quel di Taranto la notte di Santa Cecilia, quando una signora intenta preparare l'impasto per la panificazione, attratta dal suono delle zampogne, si allontana da casa, ma fa rientro troppo tardi, quindi l'impasto aveva lievitato abbondantemente, fin troppo. A quel punto decise di fare delle piccole pallottole appunto di impasto lievitato e di friggerle. Quindi questa è la breve storia delle pettole. Altre leggende narrano che la signora venne, diciamo, attratta non dagli zampognari ma appunto da San Francesco d'Assisi, addirittura in pellegrinaggio sempre nel Tarantino. Tra poco vedremo appunto la preparazione dell'impasto e della frittura di diversi tipi di pettole. Piano di lavoro abbiamo miscelato della farina 00 e della farina di semola e un cucchiaino appunto di sale. Andremo ad aggiungere il lievito sciolto in acqua calda. Quindi andiamo a lavorarlo lentamente aggiungendo l'acqua con il lievito sciolto all'interno poco alla volta. Il nostro impasto è pronto per la lievitazione in circa 2-3 ore, ripeto, quello quanto più tempo riesce a lievitare meglio è. Dopo qualche ora di lievitazione il nostro impasto avrà questo aspetto, quindi molto molto lento come consistenza. L'impasto andremo a condire con delle cimette di rapa saltate in padella. Aggiungiamo all'interno dell'impasto. L'ultima parte del nostro impasto la andremo a condire alla pizzaiola. Quindi con della polpa di pomodoro, delle olive nere, noi usiamo le nocciolate per evitare spiacevoli incidenti. Thank you.
risultato è questo.